Mirë mbrëm amicë, sonte do t'jemi online me një person shumë të veçantë, dëshmija jetës të ti ka prekur zemrat e mira njerëzve. Do t'kemi mundësi që shumë shpejta kemi këtu në studio për të dëgjuar me detaje dëshmin e ti. A i do t'visi iftuar i veçantë për një koncert në Tira në kuadrë të 20 vjetorit të Radio 7 në datë 10 vjetor. Jemi në një lidhja online nga Italia me kantautorin italian Niko Batalia. Për shëndetje Niko. Ciao Niko. Ciao. Ciao. Faleminderit për kohën tënde dhe mundësinë për të realizuar këtë intervistë. Grazie a voi, davvero un grande piacere. Dhe për ne është vërtet kënaqësi. Niko, si po e, e prisni ardhjen në Tiranë? Ne jemi në përgatitjet e fundit për të pritur ty dhe grupin për koncertin e datës 10 dhjetor. Oh, io sono entusiasta e anche i musicisti e i miei collaboratori che mi accompagneranno in questo Evento a Tirana del 10 dicembre. Sono contento anche perché da diversi anni che non visito la vostra bella terra e quindi sono davvero pieno di aspettative. Uh, Nico, Cambetur, dici non è già due visite a Vetum a Cipri. Oh, sì, tante cose. Una in particolare è l'affetto. Eh, ricevuto eh, la grande ospitalità e anche eh, cogliere eh, una certa apertura e predisposizione di cuore a ricevere il messaggio del Vangelo. Queste sono le cose che più mi hanno colpito eh, l'ultima volta che sono stato in Albania, che credo eh, sia dieci anni fa. Pochfar pretinga più concerti, Nico, concerti datos di Eddie Thor, Chfarca Vendoso Rizzotti in Zemlantonde. Beh, innanzitutto gioire anche di una tappa importante di Radio 7, questo ventesimo anniversario, è una gioia per me condividere questa tappa importante con eh, la radio e tutti i cari amici della radio. E, e poi ho un desiderio di condividere... Un messaggio molto chiaro e specifico che ha a che fare un po' anche con la mia testimonianza recente, e quindi condividerò attraverso dei brani eh, sia passati che recenti eh, questo messaggio, che è un messaggio di fede, di speranza, eh, di rinascita, eh, che conduce sempre al Gesù e al Messaggio del Vangelo. Dhe ne me zi po presim, Niko, që ti t'jesh i pranishë me të ndash nga dëshmija jote dhe gjatë koncertit, por qëfar emocioni është i këndorë zotit sërish? Ke kaluar një, një betej të vështirë me, me së mundjen? Ah, be, le emozioni sono fortissime. Questa brutta malattia ha letteralmente compromesso la capacità, almeno in fase iniziale, di poter cantare parlare bene, articolare in modo comprensibile le parole. E quindi a distanza di qualche anno ora per me cantare, parlare, condividere attraverso la musica, il canto è estremamente emozionante ed è un'emozione di gioia che mi riporta a, a Dio, a Gesù e sviluppa in me eh, e fa crescere in me un profondo senso di gratitudine. Niko ti ke shkruar tekste këngësh këngër gjatë kosa heshtjes, ku nuk mund të flisje, asë nuk mund të këndoje. Ke menduar të këndosh në koncertin e tiranës në nga këto këngët? Oh, certamente, si, 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 non tutti per questioni di tempo, ma diversi brani che ho scritto nel mio tempo difficile, li condividerò e racconterò anche come sono nati. Dhe qëfar të kam bajtur ty fort, ndërsa ishe duke u përbalur me së mundjen një tumor malin në gju, pra në gjuën që flasin? Beh, da uomo di fede, kjeramente, jo e mja molle që siamo, da uomini di fede, që siamo agrapati al signore, in due modi, principalmente, uno attraverso la Bibbia, la parola di Dio, abbiamo Abbiamo deciso di rifugiarci letteralmente nella parola di Dio e ricordare tutte le promesse meravigliose scritte nella Bibbia per tutti noi. E poi la preghiera. Abbiamo pregato molto e abbiamo anche ricevuto il supporto in preghiera da parte di molti. E poi chiaramente la forza della famiglia, no? rimanere... Eh, ancorati vicini alle persone che eh, ci vogliono bene ci hanno sempre voluto bene eh, il dolore alcune volte ci porta ad isolarci e questo è pericoloso noi abbiamo trovato forza nella famiglia nella chiesa e nel nostro rapporto con dio e questo ci ha permesso di affrontare questa dura lotta con uh, delle armi molto efficaci. Do donim të na të regoj e pak Niko se si ishte a momenti kur pas një periudhe heshtje ti nise të këndoje. Pra, uh, duam emocionin e ati momenti kur në fakt dukej se ti nuk do të mund të këndoje më kur. Si, ricordo molto bene quel giorno, e stato un anno preciso dopo il mio intervento, E a distanza di un anno ho organizzato una festa insieme a mia moglie, invitando alcuni amici. E in quell'occasione ho cantato per la prima volta pubblicamente dopo un anno. E lì ho avuto modo di comprendere in modo abbastanza chiaro che eh, quando cantavo gli amici che mi ascoltavano comprendevano bene le parole che cantavo. E questo mi ha fatto comprendere che eh, c'è la speranza per un futuro ancora eh, da vivere nel canto e nel servizio, nel ministero con la musica e il canto. E quindi l'emozione più forte che ho vissuto in quel momento è stata la gioia, senza dubbio. Se potessi dare un nome a quel giorno sarebbe senza dubbio gioia. Paul Sist è per tutto adorò eh, Zotin Hestia. È hmm. adorare Dio nel deserto. Adorare Dio nel deserto ci permette di ascoltare meglio noi e di ascoltare meglio Dio. Quindi per me adorare Dio in silenzio mi ha permesso di cogliere delle sfumature di me stesso. E della mia stessa adorazione a Dio che solitamente non coglievo e, e anche il mio orecchio spirituale si è affinato perché ho imparato nel silenzio ad ascoltare in modo più preciso la voce di Dio, i suoi segnali, le sue parole, i suoi consigli, la sua vicinanza. Alcune volte. Pensiamo che Dio non sia accanto a noi e sia lontano, ma è un'idea sbagliata. Semplicemente alcune volte non riusciamo a sentirlo perché il nostro orecchio spirituale, il nostro spirito, è un po' soffocato da tante cose che occupano il cuore nella nostra vita. E invece, quando ci concentriamo sentiamo. il respiro di Dio che è accanto a noi e lì comprendiamo che lui è sempre stato con noi e impariamo ad ascoltarlo. Quindi la mia adorazione silenziosa nel silenzio del deserto mi ha aiutato ad ascoltare meglio. Dhe tani, Niko, pasasaj që Zoti ka bërë në jetën tënde, një mërkulli, ne do të ndjekim duke kënduar live në Tirano datën 10 djetorë. Dhjet Eh, sarà un giorno di festa, io non vedo l'ora, eh, sono certo che sarà un tempo speciale eh, di condivisione, testimonianza, di lode, di canto, di musica, sarò accompagnato da validissimi musicisti eh, all'interno di una cornice molto bella che è questo teatro meraviglioso a Tirana insieme a tanti amici. Quindi, sì, sono davvero nella gioia e sarà un bel tempo. Ti farò andare Nico e Nedoci e mi sospetti in Ti ringraziamo e ci vediamo presto. Grazie a voi. Kantautori italian Niko Batalia vje në Tiran me tinguj dhe albumit të ti i okanto ankora, të shtu në dhjet 10 djetor, ora 18 më djetë e këqëndra kulturore e kishës ortodokse Tiran. Ndërko juftoj të ndiqni dëshmine Niko Batalias ku a i tregon se si e fitoi betejen me somundjen dhe sfidat me të cilat u përbal. Ndjekim dëshmin e më pas rikthemi në studio me të rinjt e grupeve impact nga World Vision Albania.